After eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the Hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises, the Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Boreas, forgive me, and steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. For this crusader, you fail. Oh.
Oh, ed eccoci qua. Dopo ben 5 minuti, credo, di intro e compagnia, finalmente entro in gioco io. Quindi benvenuti in questo primo episodio di una nuova serie che vi dico fin da subito sarà probabilmente una serie che avrà molti tempi lunghi, balbetterò parecchio, mi interromperò parecchio, ci saranno silenzi lunghi, insomma sarà una bella giocata in allegria dove ci andremo a giocare Lords of the Fallen in tutto per tutto, esplorando magari anche un po' la lore, vedendo di che si tratta e compagnia. Già questa cutscene iniziale, in realtà entrambe le cutscene iniziali sono state fighissime perché ti fanno vedere sto cavolo di cavaliere che appunto ha sta lanterna che lo riporta in vita e appunto noi siamo la persona a cui adesso darà questo compito, probabilmente di distruggere questo Adir. Chissà più che altro rispetto al vecchio Lords of the Fallen, quanto hanno ripreso e dove hanno ripreso, perché Adir me lo ricordo che c'era anche nell'originale, però vediamo, perché finalmente abbiamo la creazione del personaggio e andiamo un po' a spippolare. Abbiamo una cavalleria consacrata, lupo da guerra, patriota, fanteria, ranger, carnefice, predicante, seguace del fuoco e miserabile, che sarà sicuramente il nostro caro spreco d'ossigeno, bellissimo, che combatte con un secchio a quanto pare. Infelice da lungo tempo in prigione, ha sofferto tormenti indescrivibili, indipendentemente dal fatto che fosse veramente colpevole o meno. Una classe per chi vuole prendersela con il destino e superare le avversità con mani decise e sporche di sangue. Scegli a tuo rischio, perché io da quel che so questo gioco, ragazzi, è veramente punitivo, soprattutto più che altro nella prima parte del gioco, dove sei ai livelli bassi e devi livellare, è molto molto punitivo. Ma spippoliamo, anche perché dovrò vedere anche come montarla, nel senso se mettere parecchi tagli, se fare tutto un flow e compagnia. Cavalleria consacrata, forte combattente, la cui lealtà verso la chierica. Oh, e le sentinelle consacrate pari solo alla sua determinazione nel distruggere Adir e i Rogar. Una classe incentrata sull'abilità fisica e rafforzata dalla radiosità. Ma infatti vediamo un attimo gli attributi, perché abbiamo forza, agilità, costituzione, vitalità, radiosità e inferno. Cioè sono le due statistiche da caster, però una è tipo verso, insomma, le sentinelle e una verso Adir probabilmente. Costituzione credo abbiamo gli HP, forza, agilità, ok, basic. E la vitalità? No, ma in realtà mi sa che sono molto più semplificate, anche se non vedo tasti per poter analizzare. Lupo da guerra Udirang, campione dalla forte tempra proveniente dalle terre di Udiga. Che cacchio è quella roba Udirang, che ha dimostrato di essere all'altezza dell'ambito rango di lupo da guerra del suo popolo, completando l'antica prova necessaria, la quale sopravvivono solo in pochi. Una classe devastante ma poco corazzata, guidata dalla forza bruta nel bene e nel male. Ok, questo è per spadone a due mani, aprire il culo fortissimo. Patriota, leale combattente di Mounsteed, il cui dolore per la devastazione del regno da parte delle forze di occupazione non fa che alimentare la sua voglia di lottare per esso, sia da vicino con il suo mazzafrusto d'acciaio, sia da distanza con la balestra. Una classe versatile, forte e affidabile. Madonna, che belli però esteticamente. Le armature sono veramente tanto tanto belle. Fanteria di Mounsteed, militare di fanteria di Mounsteed, a cui il lungo tempo trascorso nel fango, nel sangue e nel caos della battaglia ha insegnato a essere agile e veloce e a tenere il nemico a distanza. Una classe per chi predilige destrezza e difesa leggera alla forza e un'armatura più pesante. Ok, tanto armato di lancia, c'ha un bel giavellotto. Ok, figata però sta roba, perché quindi le armi a distanza sono molto molto ben differenziate, perché io là infatti vedo lancia, scudo e la mano, ma immagino che la mano sia l'arma da lancio e quindi con la mano tu puoi mettere, che ne so, vari giavellotti, varie munizioni e compagnia. Bello. Ranger più maniera, che infatti ha l'arco. Madonna, un tempo faceva parte del corpo d'elite di ranger che pattugliava le foreste del feudo di Khinrang. Madonna, che cazzo di nomi. Khinrang. Prima che una terribile maledizione data dal dolore devastasse la loro casa. Una classe accessibile, ideale per chi preferisce la versatilità e un approccio più mirato. Certo, mi facessi un attimo spippolare anche che cosa posso selezionare o meno, sarei più contento, ma va bene. Carnefice in esilio. Ah, beh, l'assassino. Un tempo compiva assassini al soldo imperiale, ma adesso, dopo la caduta dell'impero e dell'esilio dalla sua patria, si guadagna da vivere come tagliagole nomade, che uccide con abilità e rapidità per poche monete. Una classe difficile da padroneggiare, ma anche letalmente efficace. Ok, tanto classe avanzata c'è scritto addirittura. Aia! Predicante di Orius, che vabbè, il chiericozzo pesantone proprio. Viandante che trae forza dalla sua fede incontrabile nel divino volere di Orius e che lungo il suo cammino diffonde la sua santa luce. Una classe fisicamente vulnerabile che fa affidamento sulla radiosità, sia per proteggersi che per bruciare le carni peccaminose degli eretici. E la Madonna! Certo, poteva startare con qualche incantesimo extra, perché vedo che ha uno
uno scudo rotto, un martellozzo di quelli fighi. In realtà che bello. Bello, perché chissà in realtà se questa magia va molto sul sangue, perché secondo me ci sta molto quella roba anche quasi religiosa, no? Perché c'ha tutta l'elsa piena di spine apposta. Figo. Se qua c'è del fuoco, vabbè, è quello di Adir. Fervente fedele di Adir, che ha giurato di ripristinare finalmente l'ordine naturale, riportando l'unico vero dio dell'umanità al posto che gli spetta come suo sovrano. Una classe ad alto rischio che fa affidamento sulla sua padronanza della magia dell'inferno. Va bene, poi il miserabile. E allora mi sa che ci rivedremo tra un po', dopo la creazione del personaggio, ragazzuoli. Ma credo di aver deciso di fare una bella velocizzazione di tutto quanto per farvi vedere un po' cosa ho scelto. Alla fine penso andremo col ranger più maniera, ma vi lascio al video. Ok, e dopo una piccola velocizzazione, eccoci qua con la nostra ovviamente carissima Ruka, che questa volta, invece di essere un bel guerriero, se ne andrà con il ranger più maniera, perché voglio anche esplorare molto il combattimento a distanza. Qui ho disattivato il tutorial. Andiamo su modifica nome, ovviamente la chiamiamo Ruka. E andiamo, andiamo perché sono curioso. C'è da dire che il menu è molto confuso, non ha un edito del personaggio così ampliato, però poteva essere anche peggio, dai, anzi è molto carino per certi frangenti. Lo, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Ok, ci sta cercando il signorino che abbiamo visto nella cazzina iniziale, giustamente. Anche perché immagino che questa lanterna non è una cosa che hanno tutte le persone. Ma anzi, ce l'abbiamo tipo solo noi. Però, noi chi siamo? Eravamo un cadavere che era stato buttato qua? In questa sorta di tomba? E siamo stati riportati in vita dalla lanterna? Perché so questa cosa del fatto che ci stanno due essenzialmente mondi, no? Madonna, che bello esteticamente! Cioè, sapevo questa cosa che ci sono due mondi, cioè il mondo di Umbra e il mondo dei vivi, e vedendo questa pila di cadaveri qua, sì, eravamo morti. E siamo stati scelti. Va bene. Muoversi, guardarti intorno. Sepolcro profanato. Fammi vedere, siamo un ingombro medio. Borsa delle munizioni. In seguito all'invasione dei Rogar, innumerevoli persone si sono recate a Mondstadt per tantissimi motivi diversi. Le armi e equipaggiamenti di alcuni dei caduti si trovano ancora sparsi in giro. Vabbè, una borsa con munizioni assortite, perché a quanto pare abbiamo vita, vigore e le munizioni. E come lo uso l'arco? Con sopra. Ok. Abbiamo due tiri. Forse è il tiro rapido e il tiro mirato. Può darsi. Sì, perché qua abbiamo addirittura proprio il mirino. Ok. Ok, figata. Ascia da ranger. Scudo da ranger. Freccia di quercia. Frecce con punte d'acciaio la cui asta è stata ricavata da legno di quercia. Infliggono danni fisici. Cacciatori King...
Inrangrep. Che cazzo di nomi ogni volta. Erano un tempo rinomati ovunque per la loro abilità con l'arco, un talento che rimane immutato nei loro corpi ormai avvizziti e gelidi. Ah, perché mi sa che sono tipo morti tutti? Ascia di un Ranger. Forse una delle pagine più buie della storia dei Ranger si ebbe quando vennero costretti a dare la caccia a uno di loro, macchiatosi di rituali folli e omicidi raccapriccianti. Madonna. Scudo da Ranger, forse una delle pagine più buie, uguali. Va bene. I Ranger Prima Maniera erano celebri per l'incredibile precisione dei loro colpi. In poi hanno partecipato a gare per arcieri a Mondstadt, ma quelli che l'hanno fatto risultarono vittoriosi. Ma c'è un modo magari per ampliare sta roba? Perché così si attivano i pannelli. Forse all'inventario? No, perché sono quelle le descrizioni. E basta. Sebbene il feudo fosse sotto la protezione dell'esercito di Mondstadt, i cittadini di Khingrang hanno sempre preferito contare sulle proprie forze. Nessuno sapeva cacciare e combattere nei loro boschi, nelle loro valli, meglio dei Ranger. Ok, però mi sa che questi in realtà sono tutti luoghi che sono stati poi invasi da Adir. Cioè, noi visiteremo all'interno del gioco tutti questi luoghi, perché sono tutti posti da dove è possibile provenire all'interno del gioco. Fammi leggere la lanterna più che altro. Lanterna Umbral, una lanterna creata da Monlu, l'ultimo dei Nauta. Madonna mia, che cazzo di nomi. Contiene una strana e famelica luce che permette al suo portatore prescelto non solo di entrare a Umbral, il regno nascosto al di là di Axiom, che immagino sia il regno dei vivi, e di manipolarlo, ma anche di risorgere dopo la morte. Rosario del Portalanterna, un rosario che ti è stato donato dall'inquisitore Danmir dei Crociati Oscuri. Corpo militare d'elite al servizio della Chiesa della Radiosità Oriana. I Crociati Oscuri diffondono gli insegnamenti della Chiesa e del Dio Radioso Horus. Sul retro del rosario si legge una piccola incisione: purifica i cinque fari. Ok, è la quest, letteralmente. Diventa Lord. Ah, ma abbiamo le mot? What? Va bene, andiamo però. Questo immagino che sia la zona di tutorial, come al solito. Ma tanto fammi vedere un po' di moveset che ha quest'arma. Ecco, abbiamo l'attacco leggero che mi sa che si può fare anche all'infinito. Non lo so, madonna quanta poca vita e stamina. Abbiamo un attacco pesante. No, in realtà credo che si possano continuare all'infinito finché avete tipo la stamina. E poi abbiamo la lanterna, perché la cosa che più mi affascina di questo gioco è proprio la lanterna, cioè il poter vedere un'altra roba. Che tra l'altro quanta roba c'ha lì sotto. Abbiamo con triangolo qualcosa, quadrato, R1 credo per assorbire, con R2 altra roba che non so. Tanto si è buggato l'abito del signorino. Mentre con quadrato devo tenerlo premuto. Ah, ok. Madonna, ma che bello. Entriamo direttamente nel regno di Umbral. Ma quindi vuol dire che ci ammazziamo. Indirettamente ci ammazziamo. Il nostro primo nemico. Chissà se ci sta il Perry. No, perché con L2 caccio fuori la lanterna, effettivamente. Signore. Ok, il numero era rosso. Oh, ha droppato. Ecco qua i primi drop. Sali dell'ustione. Poi piano piano leggeremo tutto, perché voglio anche darvi del gameplay. Però se la riuso non posso vedere nel mondo dei vivi. No, no, peccato. Questa è una roba fighissima, perché ti viene voglia di esplorarlo in ambo le vie. Teschio del vigore scarso. Da quel poco che so, il vigore dovrebbero essere le anime di questo gioco. Va bene, il lock dei bersagli, beh, questa è roba che si sa. Si scatta! Aia, facciamo poco. Ma se io volessi usare l'arco, con R1 è veramente lo scocco rapido? Sì. E con R2 invece c'è quello caricato. Beh, chissà se si possono fare delle build interamente sul ranged. Madonna.
Però l'estetica è veramente... Madò. L'estetica è qualcosa di veramente fighissimo. È qualcosa di veramente fantastico. Ecco che cosa sono le borse delle munizioni. Servono essenzialmente il nostro mana, sono le munizie. Qua? Ok. C'è anche il salto. Mentre scatti, premi... Vabbè, X per saltare. Però sotto magari c'è qualcosa. Ecco, a parte le mie rotule che si sono appena rotte. C'era un drop. Rinnegato. Ma che cos'è sta roba? Perché l'ho vista qui. Tinte. Che vuol dire? Applica a tutti. Rimuovi tinta. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, tu puoi colorarti le armature come minchia ti pare. Raga, ma questa non è una roba da poco. Bellissimo. Perché se cambia anche i metalli e compagnia è una figata assurda. Magari ti piace un'armatura ma ti fa schifo il colore, glielo cambi. Bellissimo. Saltino, madonna, veramente alla olio cuore. Dopo aver agganciato un bersaglio, se premi cerchio per correre attorno al nemico, che è la schivata più piccola, due volte, vabbè, si fa la rollata. Questo è molto simile al vecchio. Le! Ok, va bene. Salve. Certo, col melee non è che facciamo poco, ma neanche tanto, eh. Che tra l'altro sotto al vigore in alto a destra ci sta anche un moltiplicatore per 1.10, ma è perché siamo in Umbral? Vabbè, sì, lo so come funziona un inventario. Va bene che sono rintronato, eh. Aumenta il tuo livello di inferno per ottenere altre nozioni. Ma dai, ma che figata! Perché giustamente magari questi, col fatto che sono sali dell'ustione e sono magari verso Adir, sono delle robe che magari conoscono soltanto le persone che aumentano l'inferno. Mentre questo è inferno e radiosità, perché magari l'umbral è una cosa che prende entrambe le cose. Ma figata sta roba! E tra l'altro anche per il Sanguinarix, un dispositivo usato per somministrare il sangue curato, curativo di pietra. Ok, non pietà perché non c'è l'accento, quindi pietra. Va bene, usiamo in realtà questo, perché ci danno delle anime, per aggiungere a un'arma i danni da ustione, mentre questi altri. Ok, dato c'è un drop appeso, ma perché posso prenderlo con l'arco. Sì, ok. Però io posso anche non loccarlo e posso farlo con il mirino mio. Ma potrò prenderlo in testa. Oh, 130 danni onesti, eh. Che tanto puoi anche proprio caricarlo. C'è anche quello base, puoi caricarlo. Combattimento a distanza. Premi super, accede a modalità combattimento a distanza e premi LT per usare l'arma a lunga gittata o il catalizzatore magico. Figata il modo di gestire così allora anche la magia. Perché non è soltanto l'arma a distanza, è anche la magia. Tutti gli attacchi a distanza consumano munizioni o mana. Il costo varia a seconda del tipo di munizioni o di incantesimi. Gli archi, balestre e per lanciare oggetti... Ah no, per archi, balestre e per lanciare oggetti tieni premuto LT per rimanere in modalità a distanza. Il menu di accesso rapido mostrano come cambiare il tipo di munizioni. Usa RB per un tiro rapido e per RT per la mina di precisione. Quando hai un nemico agganciato entrambi i tiri sono rapidi. Per i catalizzatori, vabbè, tieni premuto LT per rimanere in modalità a distanza e là ti farà vedere tutte le varie robe che puoi premere per gli incantesimi. Ma in realtà credo che sia anche per cambiare tipo le munizioni. Ok, ma noi stiamo assorbendo letteralmente le anime. Per quanto lì ci sia scritto vigore. E tu? Emergi da Umbral. C'è una statua... che ci permette di ritornare in vita? Ok. Fighissimo. Dato hanno il sangue viola. Bellissimo. La lanterna infatti ti fa vedere anche che si agita perché siamo vicini magari a qualcosa che gli interessa. Ovvero questo. Madonna, guardate come cambia tutto. E tra l'altro ci sta tutta questa roba sorta organica fatta di... tutti i morti che si arrampicano, che vanno verso qualche cosa.
Che bello. Questa è una roba esteticamente fantastica. Vabbè, la via è di qua, deduco. Io utilizzo una borsa delle munizioni per riprendermelo un po'. Madonna, anche di tanto in realtà. Sollevala con le per attraversare percorsi accessibili solo in Umbral. Le. Ok. Premi contemporaneamente LBRT per eseguire un attacco multiplo. Ah vabbè, una combo particolare in base all'arma che c'hai. Semplicemente. Tutti gli attacchi possono essere combinati per creare delle combinazioni uniche, sia per gli attacchi in mischia che per quelli a distanza. Inoltre è possibile passare da una postura all'altra, beh, premendo triangolo, ho appena fatto, per accedere a una gamma più vasta di attacchi. Prova a utilizzare diverse armi in mischia a distanza per creare il tuo stile di gioco personale. Ok. Tanto uno mi ha droppato, credo, tipo una croce. Oddio. Buoni. Ecco, già i primi in due. Io ho l'arco. Lì. Lo carico. Madonna, che bello però. Se poi diventa anche più forte, che magari puoi potenziarlo, è tanta tanta roba. È tanta tanta roba. Siamo un'altra borsa, l'abbiamo appena finita, ma non credo che quelle si rifocillano. Maronne. Guarda che belli sti cosi. Va bene. Io sono veramente tentato di farmi tutto il gioco in Umbra. Allora, quella è una mano. Va bene, immaginavo che queste erano le Estus del gioco. Quella è una mano. Gesù Cristo. Ah, perché qua per esempio in Umbral non potevi passare e quindi dovevi tornare in vita. Frattura Umbral. Seleziona la lanterna e sollevola e tieni premuto quadrato per usare la frattura e passare a Umbral. Però col fatto che c'è il teschio, non è che me lo sto immaginando, si ammazza. E fai attenzione perché potrei lasciare Umbral solo in alcuni punti specifici. Anche perché se poi stiamo già in Umbral, poi non possiamo tornare in vita. Giustamente. Perché ce l'abbiamo, diciamo che abbiamo utilizzato la nostra seconda chance già. Protezione d'avvizzimento. Strappa anima su ostacoli. Ah, ok, c'è quella roba che facevo. È lo strappa anima? Sì. E ha fatto partire tutto il tentacolo. Ah, forse ha aperto lo shortcut a inizio. A inizio Madonna mia, ma qua sotto che cosa c'è? Ma poi per terra. Ma sono tutti teschi. Cioè è proprio un mondo fatto di morti. Ma fighissimo. Bellissimo. Chissà se c'è il backstab. Fammi provare. Usare strappanima sui nemici. Mentre l'anima di un nemico è esposta, attaccala per infliggere avvizzimento. Attacca un nemico avvizzito per infliggere una grande quantità di danni. Ok. Ma che dato che cosa è successo alla mia vita effettivamente? Si è dimezzata perché sono entrato in Umbral? È quello l'avvizzimento? Cioè se a me mi colpiscono adesso me la tolgono tutta. È tipo una sorta di semi di generazione alla Bloodborne. Sì. Ah ok. C'è la stance, non ci avevo fatto caso, pensavo fosse soltanto il Locon bello. Ma sul Locon c'è una piccola barra circolare che ti fa vedere la stance del bersaglio. Se gliela rompi puoi fargli un repost. Chissà se però si è rotta tutta subito perché eravamo magari alle spalle furtivi. Quando strappa anima... Quando? Ah no, usando strappa anima su un nemico si consuma una carica di strappa anima. Prosciugare. Qua quello R1 prosciughiamo per recuperare cariche di strappanima prosciugando nemici e vesciche. Prosciugando fornisce inoltre salute avvizzita aggiuntiva e raccoglie il vigore lasciato dai nemici in un'area. Ah beh, ok, quelle puzzette possiamo prenderle anche a distanza, quindi ci sta come cosa. Quindi qua se io l'avessi utilizzata potevo far esplodere questi per prendermi un po' di vita bianca e di carica, che è quella sotto la vita. Ok.
Proviamolo. Eh sì, questo è quello che abbiamo visto prima, appunto. Cioè, se ci colpiscono mentre abbiamo quella barra grigia, ce la tolgono tutta, però possiamo anche riprendercela. Quindi io faccio questa roba qui e posso colpire letteralmente l'anima. Ok. E poi, beh, gli faccio la stessa cosa. Figa. Figa, figa come roba. Chissà se ci sono delle build che puoi fare sull'avvizzimento. Però è anche vero che magari non tutte le persone lo subiscono. Cioè, magari perché queste sono creature che stanno anche nel mondo vivo. Quindi effettivamente sono vive tutto quanto. Mentre quelle che incontriamo solo in Umbral sono già le anime o cose varie, quindi non puoi farglielo. Madonna santissima, questo è un santuario di morti. Salve. Becca. Madonna che belle le animazioni. Ma quindi io posso farlo anche su di te? Sì. Però è perché sono vivi. Cioè io deduco proprio questa cosa, è perché loro sono ancora vivi. Penso che ci sarà molto questa cosa anche del dedurre. Più che altro, più che dedurre, che se un nemico è nel mondo materiale ci becca anche in quello di Umbral, mentre se sta solo in Umbral sta solo in Umbral. Sì, però rivoglio la barra. Quante devo farne esplodere di ste cose? Io ho capito un attimo. Madonna, che bello. Me lo sentirete dire molto molto Madò. Che robe. Ah, c'è l'attacco in caduta. Ma io posso anche fare questo per rubargli l'anima? No. Ecco, questi immagino che invece siano soltanto di Umbral. Perché sono quegli esseri che abbiamo visto anche nella cutscene iniziale. Quando si usa strappanima su un nemico, lo si può spingere in qualsiasi direzione. Cioè, quindi anche tipo de sotto. Oh oh! Però vedete, noi ho strappato l'anima, dato che si è buggato. Noi ho strappato l'anima perché lui è già morto. Perché non ce l'ha, tipo. Quindi questa è una cosa che lo strappanima puoi utilizzarlo principalmente sulla roba nella vita. Quindi robe che non sono morte. Tanto ci sta un occhietto che ogni tanto si apre in alto a destra che mi mette molta ansia. Uova. Va bene, esplodono. Paura. Trascorrere i periodi prolungati in Umbral rende man mano più nota la tua presenza ai suoi abitanti. Più tempo trascorri in Umbral, più pericolosi saranno gli esseri che ti danno la caccia. E queste sono, porca Eva, sì, veramente uova. Ok, cioè quindi piano piano che tu stai qua magari si aumenta il moltiplicatore del vigore. Però comincia a spawnare anche sempre più roba. Ahia, però c'ho veramente poca stamina. Prima cosa che devo aumentare appena ci sarà un level up. Però in realtà questo è anche un modo per farmare molto più facilmente anime. Questa tra l'altro mi sa che è una scala che ci sta soltanto in Umbral, perché è fatta tipo come una spina dorsale. Cioè più tempo trascorri in Umbral, più vigore fai e quindi paradossalmente più puoi diventare forte. Però giustamente te lo buttano più facilmente. Ah ok, che questi sono collegati anche a dei tipo rami, esatto, che aprono la roba. Minchia, davanti a quella porta c'era tutto quello schifo. Ok. Oh, ma proprio spawnate così. Ah no, infatti pensavo spawnassero. E qua è sbarrato da delle mani. Usa le effigi dell'emersione per emergere da Umbral e passare ad Axiom. Ah, sono mono uso. Ok, mi sembravano infatti un po' troppo broken. Come cosa? Infatti ad Axiom prendiamo le anime normali. Premi per calciare. Va bene. Vabbè, hanno fatto bene in realtà a mettere una combo, eh. Hanno fatto bene. Onde evitare che magari ti confondi. O fai miss input. Comunque, cioè, il parallelo tra Umbral e Axiom è qualcosa di bellissimo.
È qualcosa di veramente bellissimo, proprio di cambio di mood. Va bene, dico che abbiamo finito il tutorial, quindi. Bosco rosso abbandonato. Madò. E quella è un'eclissi? O è un occhio? Che cosa vuole la mia lanterna? Perché fa sti rumori? Che cosa c'è? Oh, ma che bello! Ma questi sono i falò. Attiva vestigie. Segnano i luoghi in cui caddero i precedenti portalanterna. Una volta attivate fungono da punti di animazione. Se dovessi morire in umbra, le vestigie attivate possono essere usate per spostarsi rapidamente l'una all'altra e per evocare altri portali interni a multigiocatore. Ma questo è il tizio che abbiamo visto nella cutscene. Vestigie di Ranik. Madò. Ah, possiamo migliorare il PG fin da subito. Aia, pesante level up fin dall'inizio. Per adesso vediamo che cosa aumenta sta roba. Forza, va bene. Sanguinamento, congelamento, veleno. Destrezza pure. In realtà perché sono entrambe le, semplicemente le prime le statistiche per l'attacco. Costituzione, aumenta l'energia e il peso. Vitalità, la salute e il peso. Ok, sì, sono più o meno due facce della stessa medaglia, 2 a 2. Vabbè, radiosità è inferno se volete diventare dei caster. Io metto un punticino su agilità. E andiamo. Anche perché qua sicuramente ci sarà il primo solito boss dei Souls dove ti devono aprire il culo. Diario di Tacitus, mappa di Mondstadt. E dove posso farlo? Dal diario? Oh! Ok, ti fa vedere tutti i luoghi dove devi andare. Noi deduco che siamo... credo in realtà da nessuna parte. Siamo proprio esterni, ma esterni. Perché ci hanno detto di raggiungere un ponte. Ma io non vedo ponti. Cioè, se dovessi dire un attimo, siamo in basso a sinistra, ma perché è quella zona con più foresta. E poi abbiamo trovato un oggetto... pietra da lanciare. Ho trovato anche questa in realtà, infatti. Quintessenza sacra, una reliquia usata per potenziare il Sanguinarix. Ok, è quello per aumentare le Estus. Diario di Tacitus, un diario logoro con alcune pagine mancanti. Questo diario apparteneva a Tacitus, un impavido esploratore e cartografo che ha viaggiato attraverso le terre del giuramento e ben oltre. Arrivato infine a Mondstadt, da quanto sembra, non ha mai lasciato il regno. Ok, questo è tipo il tizio che ha creato tutte le mappe. Figata. Certo, potevo anche riposarmi io. Effettivamente. Alla vestigia. Chissà se è veramente il tizio iniziale. Perché la zona non mi pare proprio quella. Però è anche vero che era senza testa, no? Tanto adesso ci troviamo sicuramente il signorino con il drago a 18 teste. Questo invece che cosa fa? Un barattolo di polvere che migliora la difesa contro l'avvizzimento. Cosa è successo? Blocca. Blocca tenendo premuto LB, ma fai attenzione perché bloccare gli attacchi nemici fa avvizzire la tua salute. Colpisci i nemici per recuperare la tua salute avvizzita, tuttavia se ti colpiscono la perderai tutta. Ok, hanno cercato di bilanciare lo scudo? O la parata in generale? Fare gli attacchi tenendo LB appena prima dell'impatto per ricevere meno danni d'avvizzimento e danneggiare notevolmente la postura del nemico. La postura di un nemico si riduce a ogni attacco e ciascuno infligge un danno specifico, perciò prova tutti i tipi di armi e attacco. Quando la postura di un nemico è consumata puoi farlo barcolare con un attacco pesante caricato, una parata o un calcio. Infligge un colpo terribile a un nemico barcollante con RB. Ok. Ah vabbè, una persona un po' più cicciotta. Proviamo a baffarci l'arma. Oh, che bello l'effetto. Proviamo le... No, troppo presto. E lui mi ha anche missato. Sì. Ok. In realtà è molto figo una volta che ti abitui. È molto molto figo. Figata. C'è una finestra di parry estremamente ampia.
Questo è proprio tutorial, quindi strano che non mi hanno fatto morire. A meno che adesso non si giga evolve. Ok, capito, avete tantissimo tracking. Capito, l'ho visto. Però bella la schivata, molto bloodborniana. Forse perché siamo a medio. Dai, voglio finirlo con un parry. Non proprio così. Ah, ok, mi sembrava strano non arrivassi tu. Ma quanto bello sei esteticamente. Sei fighissimo. E io con la mia accetta più zero cosa dovrei fare contro di te? Oh, lascia anche una OE per terra, bello. Io ci posso provare anche a schivarti, ma la vedo dura. Ho schivato malissimo. Però ho la seconda vita. Ah, posso attaccare il drago? No, anzi, mi ha tolto anche della vita. Oh, è sceso! Non me ne ero accorto. Dov'è? Era laggiù. Aia, qualcuno ci ha salvato. E c'aveva un braccio tipo mezzo demoniaco. Oh. Scarnificato. Vedetela voi come volete vederla. Vabbè, possiamo recuperare il nostro vigore. Ma attenzione, alcuni nemici potrebbero raccoglierlo prima di te e dovrai sconfiggere per recuperarlo. Tuttavia, se muori di nuovo in Umbra prima di aver recuperato il vigore perduto, questo verrà perso in modo permanente. Va bene. Ma posso riprenderlo anche con... No, devo per forza avvicinarmici. Quindi, fine? Madonna, comunque. C'è uno sbirulino quel signorino di là. Però andiamo prima di qua. Perché quella mi sa di via principale. E un drop. E delle falene. Oh. Ok. Non so se era scritto in qualche descrizione o compagnia che abbiamo visto fino ad adesso, ma effettivamente le falene, giustamente, indicano dove ci sta della roba interessante con la lanterna. E lì si prosegue anche tanto. Va bene. Pelle scorticata. Cos'è pelle scorticata? È la schiena di una persona, mi sa, eh. Un pezzo di pelle strappato a Samuel, un ex crociato oscuro giustiziato per essere venuto meno al suo dovere, fratello del paladino Isaac. Il giorno in cui Isaac venne nominato paladino fu il più bello della sua vita. Egli giurò solennemente a Orius che avrebbe portato a termine qualsiasi sacro compito gli fosse stato assegnato con purezza, obbedienza e determinazione. Deduco che poi se n'è andato perché si è tolto il simbolo sacro dalla pelle. Non gli ho detto la schiena, eh. Perché mi sembra uno proprio di quei tatuaggi da schiena. Però. Parassiti Umbral. I parassiti di Umbral possono fondersi simbioticamente con altre creature proteggendole e conferendo loro un potere maggiore. Ah, ok. C'hanno gli spiritelli che gli danno una mano. Però questi magari se stai in Umbral direttamente
Voglio anche ucciderli lì. Non devi fare con la lanterna. Mappa di Bosco Rosso abbandonato. Oh, ma che bello! È una roba che ti fa capire dove puoi andare, no? Perché dal grandissimo albero, dal gigantesco albero, vai verso il mulino, dal mulino vai verso la cappella. E però ci sta anche, credo, un boss, perché vedo in alto a sinistra che ci sta una sorta di angelo soldato. Mentre in basso a sinistra ti dice, guarda, io ho provato la porta. Però non mi sa che non è la porta che abbiamo visto. Perché quella sembra avere una sorta di campana. È una porta che è vicino a quella sorta di mulino. Bellissimo, molto semplice. Ma che ti fa capire... Oddio, tutti sti... Oh, madonna. Ma che ti fa capire dove devi andare più o meno. Mamma mia. Andiamo un attimo in Umbral, anche perché vedo tante falene lì davanti. Ecco che cosa rappresenta l'occhio della paura. A volte le falene indicano che puoi proseguire a che non puoi proseguire oltre ad Axiom. Ma c'è qualcosa che puoi fare nel regno di Umbral. Va bene, vai dall'altra parte. Aggancia un elemento ambientale. Ok, questi si possono prendere soltanto in Umbral. Questo è il platform di questo gioco. Dio santo. Salve. Ma poi tutti i volti, mani. Madonna. E lì c'è qualcuno. Speriamo che non mi mena, per favore. Salve. Ah, mi sa che è il tizio che ci ha dato una mano. È inutile che la nascondi. La vedo quella sorta di mezza mano demoniaca. Fatti vedere in faccia. Madonna, per un attimo stavo flashando malissimo. È anche cieco. La madonna, zio, te la sei cavata proprio male. Stavo flashando, pensavo fosse quello del Lords of the Fallen originale. I always wondered if there were others. You're probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words. I don't know who you are, and I don't care. But since it seems a deer has you marked, making you a bigger threat to the Rogar serves us both. Ah, ok, noi non siamo solo da parte di Orius, ma anche di Adir. I've defied the wills of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. Va bene. Vabbè, lui è qua per dirti, ok, non usare la lanterna a caso, perché se ti infili in Umbral poi t'assaltano. Un'altra persona morta, così vicina. Vestigia di Anlor o Annelor. Ma che lui sia veramente magari una citazione al primo Lords of the Fallen, perché ho affrontato re, demoni e tutto quanto. Perché effettivamente quello, quella mano lì così particolare, ricorda quella di Adir, eh. Quindi... Marchi. Frammenti di eventi passati, spesso traumatici, avvenuti ad Axiom, possono aprire nel... Possono apparire nel regno di Umbral come marchi. Seleziona la lanterna e va bene, fargli sopra le cosacce. Pure questi soltanto in Umbral. Prima crea una fessura verso l'Umbral, poi puntala e vedi il ricordo. Ok. Aia, le sentinelle stesse, abbiamo preso un residuo Umbral. Le sentinelle stesse poi si hanno cominciato a battere tirata. Il residuo ancora fremente di un marchio Umbral può essere scambiato con Mollu. Ah, ok, quindi è ancora vivo effettivamente. È ancora in circolazione. Avevamo preso anche qualcosa di interessante. Una croce da sentinella consacrata fatta in legno. Non è stata creata per essere un'arma, può sempre diventarlo. Dov'è la pietra? Può essere usata per provocare danni fisici molto lievi o semplicemente per attirare l'attenzione del nemico. Questa è citazione a Bloodborne 1-1. Certo, noi ci siamo andati ad infilare... Ah! Salve!
Ci siamo andati ad infilare in Umbral così brutalmente. Che dato devo capire se si dice Umbral o Umbral. E quanti droppini. Protezione da fuoco. Sì, forse facendo un caricato alle spalle è tipo Bloodborne. Cioè ti fa automaticamente il backstab. Cioè ti dà l'animazione. Va bene, qua Dark Souls 2 ho notato, eh. Acci vostra. Chissà se posso buffare anche il fuoco. Wow, siete duri. Siete duri. Vabbè, avevo detto all'inizio episodio, no? Si vede che inizialmente ci sta un bel spike. E vedo che questi qua continuano a spawnare all'infinito, eh. Vedo che non ti danno un attimo tregua come abbiamo visto nella cutscene iniziale. Figa come cosa. Più è per tornarsene in vita. Visto che siamo ancora abbastanza deboli e non abbiamo le risorse infinite, io lo farei. Tra l'altro sali sagri minori per aggiungere danni radiosi all'arma. Vai, proviamolo. Anche se questi sono delle vecchie sentinelle, quindi... No, però fanno danni rossi. Effettivamente. Bravo. Questo grandissimo miss. Madonna, quanto tracking hanno. Quanto tracking. Potrebbe essere effettivamente che è perché facciamo dei danni maggiorati. Bellissimo l'effetto. Tra l'altro fatto con tutte queste spine. Vedete che ci avevo preso su quella cosa quando abbiamo visto il chierico che c'aveva il manico dell'arma tutto pieno, zeppo di spine. Figo. È proprio una roba loro. Vedo un tizio là sopra. Qua è aperto. Salve. Si può rimbalzare sui muri. Tu mi stai già... Minchia quanto lontano il range. Sì, mi sta già sparando. Madonna, ma bellissimo anche combattere così sulla distanza. Bellissimo. Attacco caricato. Wow, però c'ha un bel range per quanto è lento. Ha preso anche quello dietro. Ecco, adesso no. Ehi, adesso no. Croce di legno. Spada rotta. Qua dietro c'è qualcosa. Yes. Condanna consacrata. È un'arma? Una spada sentinella consacrata su cui sono incise parole di condanna per coloro che si trovano a subirne i colpi. Tra l'altro pure questa tutta completamente ricoperta di spine. Perché a quanto pare devono soffrire, devono sanguinare. Tu hai un parassita. Morto? Morto. Ce l'ho una freccia. Ah, però mi sta intrigando per adesso il gameplay. Molto punitivo in ambito di danni, perché fanno male. Abito da pellegrino. Però... ok. Ok, veramente. Mucchietto di pietre del mana. Non t'avevo visto. Che infarto. Che sta accetta. Toglie tanta stenso. Sono loro che sono molto leggeri. Mi sa che sono loro. Un mucchietto di pietre di mana rigenera un piccolo quantitativo di mana nel corso del tempo. Alcune parti del mondo sono più ricche di pietre di mana rispetto ad altre. E sebbene siano stati fatti dei tentativi di ricreare artificialmente questo materiale e le sue proprietà magiche, finora nessuno ha avuto successo. Ok. Va bene. Sopra c'era qualcosa? No. Sento camminare. E di là si... Oddio, che cos'è? Oh, madonna. Quello è il classico nemico messo per aprirti forte. E noi ci andremo subito contro. Sì. Oh, un boss. Ah, dopo la schivata non puoi fare l'attacco caricato. Peccato, però si staggera. Che cos'è? Calmo, e non si tolgono... Non si tolgono nemmeno.
Bello. Madonna, che bello. Sono uno di quelli che abbiamo visto nella cazzo iniziale. Questi penso siano i soldati standard dei Rogar. Bene. Leggeri. Tanto qui vedo delle falene. Ah, madonna, che bella sta roba. Allora, facciamo cadere il droppino. Scudo da predicante di Horus, che è quello che aveva il chierico nelle classi iniziali. Ma io domanda, qua ci posso passare, visto che lo vedo. Cioè, faccio così, posso passarci? Sì. Ok, quindi non sei sempre forzato ad andare in Umbral. Perché sarebbe stato greve, altrimenti. E sì, comunque c'è proprio questa cosa dei morti che si attaccano ovunque. Ma stanno andando verso quella roba lì? Non lo so. Io ho l'arco, signorini. Si pulisce prima di entrare. Chissà se ci sta anche un rilascio perfetto, perché vedo che ogni attacco pesante ha una sorta di flashino che potete caricare. Magari se lo fate per bene aumenta i danni, vediamo. Così è 74. No, 130. La schivata è, mi sa, molto Souls. Sì, è proprio frame di invincibilità e basta. Io con tutti questi drop più che altro ho paura che ci esistano qualche tipo di mimic. E vabbè, quanto vigore. Queste d'altro sono tutte sentinelle, perché hanno tutte le spine addosso. Ascia da mutilatore. Ah, ok, ci siamo ricollegati qua. Va bene. Usa anche i teschi. Che tanto chissà se il moltiplicatore cambia pure questa roba, perché voglio farlo sto test. Cioè voglio magari tenermelo mentre ho un moltiplicatore differente, aumentato, e vedere se me ne dà di più. Perché se no così è un po' uno spreco. Che cos'è? Ah, oddio, c'è una di quelle statue per tornare... Sì, in Umbral. Cioè fuori dall'Umbral. Comunque sì, veramente, raga, Dark Souls 2! Oh, oh! Maledetti. Ma farlo caricato mi fa consumare di più? No, perché è una freccia. Ok, meno male. Cioè, ci sarei rimasto un po' male. C'è un'altra persona dietro lì. Marone, che bello. Quanto ho paura di rimbalzare sui muri. Oddio, chi è quello enorme? Però sta di spalle. Barbar, collare e colpire alle spalle. Consuma la postura di un nemico avvicinando alle spalle e colpendo con un attacco pesante completamente caricato. Quando la postura di un nemico è consumata, puoi farlo barcollare con un attacco pesante. Vabbè, questo abbiamo già letto. E fagli un repost. Quindi me la confermi sta cosa che alle spalle... Sì, si staggerano. Questo pure mi sa che è un Rogar. Sì. Vedendolo completamente scheletrico, demoniaco, è un Rogar. E lì c'è un drop. Bacche acerbe. Buone. Ah, che tra l'altro mi sa che siamo arrivati. Sì, è questo il mulino. È quello che abbiamo visto nella mappa. E quella è la porta. È la porta con la campana. Ah. Ah. Bene. Però deduco che non si aprirà mai, perché c'era una X. Il cancello non si muove. Di qua vedo delle falene. Oh. Momento. Di là invece. È la via per andare avanti. E qui c'è una vestigia. Vestigia di Marco Lascia. Va bene. Possiamo fare un paio di level up. L'energia
E la forza? Perché non ho ancora deciso se andare completamente sulla destrezza. Voglio vedere un po' che cosa mi offre il gioco. Vorrei aumentare in realtà anche un radioso o l'infernale. Ma col fatto che tu puoi avere un'arma, diciamo, da distance, tocca fare una scelta. Tocca fare una scelta. Che bello. E qua sotto vedo tante altre belle uova. Visto che mi sono appena riposato. Ma si è richiusa la roba sotto. La roba... Sì, ok, non è all'infinito. Ci sta qualche altro uovo che funziona, quello. Signorino, lei? Cosa ho colpito? Ah, un altro uovo. Venghi qui! Ma male che questi sono ancora quelli stupidini. Che succede? Dei problemi con i geodata. Certo, 200 danni e non uccidere un uovo? Greve, eh? Greve. Occhio Umbra di Eliard il Tradito. Ok, quando vediamo questi signorini qua sono drop interessanti, perché abbiamo trovato quello per potenziare il Sanguinitz, o come si chiama, insomma l'Estus. E qua abbiamo trovato questa roba qui. E vedendo tutte queste mani qua, deduco che qui sia passato Adir, perché Adir come simbologia ha la mano. Sì. Mi sa che tipo è stata scatenata da qua, quella roba che è successa in sto paesino. Sono abbastanza convinto. Madonna quanto è bello l'Umbral però. Ah vabbè, ci ricolleghiamo semplicemente qua. Non mi ero neanche riposato, quindi non è rispawnato niente. Però bella questa cosa che ti puoi sedere alla vestigia a pregare, però non per forza devi far rispawnare tutto. Questa è una roba molto molto bellina. Ma in realtà ho visto che hanno fatto anche tanti update di recente che stanno in programma, che lo porteranno ancora a migliorare sotto quel punto di vista. Togliamo le bacche acerbe. Aspettate, fammi leggere che cosa fanno. Aumenta il recupero dell'energia. Un tempo un colto stregone di Wolusia, che cercava un modo per dedicarsi senza sosta ai suoi studi, ebbe l'idea di consumare diverse rune che aumentavano l'energia in modo da non dover mai più riposare. Questa scelta non portò a poche ore. No, questa scelta portò a poche ore incredibilmente produttive, seguite da una morte orribile e improvvisa, anche perché il corpo comunque si stanca. Per quanto magari tu non lo vuoi percepire. Allora, lì dietro vedo un signorino seduto. Il level design di come sono stati messi i nemici è proprio Dark Souls 2. 1-1. È incredibile. Cioè, sono messi sempre per fregarti. Sempre. E lì c'è un asse. Che sarà uno shortcut. Tu? Fortuna, puoi prenderli anche melee. Oh, il primo anello. Anello il proprietario della miniera. Un vecchio anello annerito aumenta l'energia massima e la frequenza di recupero di energia. Beh, Cloranthia. Uno dei tanti anelli identici indossati dal piccolo gruppo di ricchi nobili e uomini d'affari che erano coproprietari della miniera di Dedalo senza sole. Un'impresa che gestivano in modo tanto incurante quanto spietato. Bene. Beh, vedo che anche se non ci stava a dir, eravate dei gran pezzi di merda. E lì vedo falene. Ergo ci devo passare in Umbral. Qua ci posso passare? No. Oh, e toglie anche l'acqua, sì, ma che figo. Oh, e quello?
Quello, ragazzi, è un cristiano che sta accoltellando qualcos'altro con una lancia. Ma che cosa? Lei aspetti. Ma che bello. Guarda che là dietro ce n'è un altro. Ok, diciamo che senza lock questa accetta fa un po' schifo, ma ci sta. Però io non vorrei usare lo scudo. Se io al posto dello scudo metto la spada corta. Sì, posso. Il pesante va bene. Forse perché magari la mano primaria da il moveset, sì. Perché adesso fa un affondo con un'ascia. Va bene. Ce l'ho un'altra spada, perché fare un affondo con un'ascia mi sembra un po' inutile. Ho la spada rotta, direttamente dai Souls. Sentite, vai, per adesso andiamo come intende il nostro caro gioco. E qui è pieno di nemici. Eh sì, perché queste sono tutte uova. Che a breve si apriranno. Tanto c'è anche la borsa, anzi la tracolla, che penso sia una versione potenziata della borsa delle munizioni. No, comunque abbiamo una fine di animazione, non è infinita. Io se faccio quella roba che ho fatto prima, tipo le... No, devo stare più vicino. Però dai, li ho presi tutti. Diciamo che per adesso questo attacco combo non so quanto convenga. Perché questo qua nello specifico è veramente... Ho sparato una freccia per sbaglio, volevo prendere questo. Così mi prendo un po' d'avvizzimento. Qua c'è un piccolo totem. Sì, comunque da quei fantasmi possono spawnare anche loro. E penso che va sempre a peggiorare. Cappuccio del pellegrino. Ok, abbiamo tutto il set del pellegrino. Va sempre poi a peggiorare la situazione. Tanto mi sa che questa è una barriera... Sì, solo Umbral. Ok. Perché il fatto che la zona Umbral non è dei Rogar. Per quello la roba Umbra, da quel che sto intendendo, è una roba che va sia con la radiosità che con l'inferno. Perché quella roba di mezzo, giustamente, è dove stanno... Dio santo, che infarto. È dove stanno tutte... va bene. Calmi. Chi era? Salve lei. Eccoci qua. Ecco, però questa cosa potrebbe diventare fastidiosa, effettivamente. E capisco perché ti dicono non stare sempre in Umbral. Perché tu magari mentre stai lottando... Qua c'è lo shortcut. Mentre tu stai lottando ti ritrovi sempre dietro qualcuno che magari è spawnato nell'ultimo minuto. E che ti dà fastidio. Questa penso che più vai avanti... Cioè, vedete tutti questi fantasmi? Esatto, è tutta gente che spawna. Cioè, aumenterà credo sopra l'1.10... il moltiplicatore, perché se no è veramente una ladrata. Anche perché poi questi maledetti non è che dici sono quelli deboli che sciotti. No, no, no. Col cavolo che li sciotti. E tu sei nuovo. Sei più potente. Forse è una sorta di mago dall'abito. Ok, infatti siamo appena passati a 1.20. Ok, ma in realtà uno potrebbe anche stare alla vestigia a farmare, se tanto la situazione è questa. E qui si sta andando... Protezione a sacro. Ah, ok, si può tornare poi indietro. Oh! E c'è molto questa cosa dell'occhio. Sì, quell'occhio che abbiamo trovato prima è di giustamente Umbral, perché vedo che ci sta molto questa ricorrenza. C'è il signorino di prima. Ciao, aspetta che qua è spawnato. Ah no, perché è despawnato? Perché siamo in una zona di dialogo. Sentite l'audio come si sta alzando piano piano. You carry the lamp long enough and you'll see history repeat over
and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself should you fall, make use of this. Semi vestigiale. Germoglio vestigiale, la tua lanterna vibra ed emette un colore speciale quando è vicino a un'aiuola di fiori umbral. Mentre ti trovi su un'aiuola di fiori umbral. Ah, è quella roba che si fa con triangolo. Un germoglio vestigiale serve come un punto in cui tornare in vita se muori in umbral. Ah, possiamo mettere dei checkpoint momentanei? Ma bellissimo, che tra l'altro è uno di quei signorini che ci attacca. E posso fare tipo tutto qua? Ah sì, posso proprio teletrasportarmi, riposare, migliorare il PG. Ok, cavolo, dovevo fare quel test. E ti riporto anche nella invisa. Tu c'hai qualcosa di nuovo da dire? I've given you more umbral guidance than I ever had. From now on, find your own way and stay out of mine. I've given you va bene. Ok, signorina. Va bene, miglioramento. Ah, è un puntino sull'agilità. Bello che ti fa vedere anche quando puoi livellare da in alto a destra. Fa anche una mossa molto strana quando finisce di pregare. Penso sia tipo rituale religioso. Allora, io da lì sono venuto. Andiamo di qua? Ve lo dico, non so quanto fare durare ad episodio questa serie. Penso su l'oretta. L'oretta e mezza. Madonna. Madonna. E quella è la mano di Adir, come nell'originale. Sì, comunque ce l'ha lui nel palmo, quella roba lì. Ah, peccato. È un... No, minchia, ci ho preso. È un occhio. È un gigantesco occhio nel cielo e questi robbi che sono giganteschi stanno andando verso di lui. Madonna, ma quanto è bella l'estetica di questo gioco, ragazzi. Veramente, veramente figa. Riposiamoci perché voglio tornare, sapete, in vita. Non voglio andare subito nella morte. Lì non si può aprire. Certo, il signorino mi aveva detto vai verso il ponte, ma forse quella roba che avevo detto che era una cappella era effettivamente il ponte, perché vedo... Ah sì, eccola. È quella che abbiamo visto nella mappa. Spawnato qualcosa fortissimo. Certo, bellissimo che sono 5 pilastri come le dita. Oh. Sinistra o destra? Allora, a sinistra credo che si va avanti. E sento menarsi a destra. Sì, c'è gente che si mena. Mi sa che sono le sentinelle contro qualcun altro. Oddio, quello è un cane demoniaco. Allora, proviamo a usare questa cosa. Vieni qua. Perché questa è una roba che mi sa di roba molto. Quanto sei duro. Oh. E ce l'abbiamo del tracking? Giusto un pelo nodo, eh. No, ci sei anche tu. Perché fanno il giro? Che ci sta là al centro? Con sti chiodini. Oh, buono. Ti piace tanto utilizzarli sti chiodi te, eh? Becca. Ok. Però qua mi sa di... Oh, quello è il simbolo da Dir. Quello sul muro. Borza, delle munizioni. Meno male che te le droppano ste cose. Perché col fatto che non credo che ci sia magari un modo per convertire la cura, come su Dark Souls 3, no? In quelle dell'Estus.
Cinerea. Fa molto molto comodo. Forse delle munizioni. Qualcosa di interessante qua. Delle uova. Al centro no. Quello si apre, ma questo sarà sicuramente magari... No, perché noi siamo venuti da sotto. No, non lo so dove si può collegare. Magari si apre. Non si apre da questo lato. Bene così. Qua? Questo mi sa che è uno di quei colossi che abbiamo visto... E ovviamente mi sto facendo... Oh! Lama arrugginita. È uno di quei colossi che abbiamo visto nell'intro. Che è caduto. Madonna, guardalo che è pieno di fuoco. L'altro lì pure c'è un... C'è un drop, ma secondo me... Oddio, sotto stavo prendendo fuoco. Minchia! Così punitiva! Aia! Bello l'effetto quando ci siamo spenti. Sì, è uno di quei robe. Madò! Madò! E se lo stanno già inguattando le ombre a quanto vedo. Giustamente. Meno che quei colossi che non abbiamo visto in distanza magari è la versione morta di uno di questi. Allora, qua davanti sento urlare boss fight. E visto che ho sprecato tutte le cure, qua c'è un altro oggettino. Giustamente i sai del fuoco, come avevo detto, a dire quella roba lì, li troviamo dentro a sti giganti, sti colossi. Sì, ma quello mi sa di salto che si può fare. No? Ah no, perché c'è il ponte che poi si abbasserà, mi sa. Visto che ho sprecato praticamente tutto, riposiamoci. Ce ne andiamo a sinistra. E penso finiremo questo primo episodio con la sua sconfitta. Perché io mi aspettavo magari una sorta di hub, un Firelink Shrine di questo gioco. E penso sia il ponte, quindi vediamo un attimo dove ci porta. Sai, da fuoco minori. La tracolla delle munizioni. In seguito alla visione dei rogue, innumerevoli persone sono recate per tantissimi motivi diversi. No, ok. Ma il fatto è che in una boss fight non so quanto utilizzarli. Madonna, quanta gente è morta qua. Oh holy Aureus, by your radiance grant me the strength to continue to endure these dark days, to lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters, so we may walk it together, and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the Exactor. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh, and one I cannot brook. Ma quanto cazzo sei bella! Ed è Pieta! Colè del santo rinnovamento! Ma scusa, ma così? Ma io pensavo dovessi... Beh! Dovessi essere alleata! Va bene. Ho fatto un parry senza volerlo. Oh! Ok. Aia. Vorrei provare ad utilizzare il fuoco per vedere col fatto che è roba Rogar. Ne fai un altro, ne fai un terzo. Sì, ma io ci sono cascato. E pure un quarto. Oh! Madonna che sei bella. Certo, ti sto facendo praticamente il nulla. Backstab. No, il secondo attacco non potevo farglielo.
Ma che bello quell'attacco. Proviamo a perriare. Oh, ci sono riuscito, Bonnie. Che è? Coccolone? No, c'ha la seconda fase, brutalmente. Oh. Oh. Ma che cosa? Madonna! Ma quanto... Cavolo! Sei bella! Stai calma, però. Ma potrò usare la lanterna sui boss? Ehi! Fammi vedere. Sì, però gli toglie soltanto un po' di stance. Ne fa anche un altro. Ne fa e... Quanti? Oh! Quella era una presa. Perry. Perry 2. E i Perry in realtà sono una goduria da fare su sto gioco, onestamente. Vado con l'arco, visto che stai a distanza per un po'. Evoca delle copie che fanno la sua esatta stessa cosa. No. Se sta andata con una freccia. Ok. No, l'ha rifatto, lo sapevo. Però che bella che è la schivata, ragazzi. No. Ah, cuccia. Vabbè, non ho capito che il mio mantello nelle cutscene è una merda. M'è voluto questo effetto molto particolare del sangue? O è un bug? Residuo Umbra, le seme vestigiale. Eresia eliminata. Ma non è morta. Perché se... Cioè, allora, quella cosa del sangue un po' mi ha confuso. Ma penso sia perché magari era un po' un problema renderizzare i liquidi o fare i liquidi fatti bene. Non ne ho idea. Bellissima quella roba lì sopra. Ma questa è la signorina che noi abbiamo letto. Dovrebbe potenziarci la cura. Quindi non è morta. Cioè, ci ha messo tipo alla prova per vedere se fossimo in grado di portare la lanterna. Brothers and sisters,
You honor us and all who came before you with your sacrifices. While I wish they were unnecessary, my wishes will not ease your suffering, but I pray my sorcery does. Ricordo di Pietà, colei del santo rinnovamento. Ok. No, ma non è morta. A meno che non è rinata, l'ha riportata in vita Horus. Però, ma quanto bella sta boss fight. La schivata è qualcosa di veramente bello. È molto, molto fluida. Non bisogna guardare l'animazione perché non c'entra niente. Non c'entra assolutamente un fico secco. Meramente una figata, bellissimo come in realtà i boss siano molto santifica, è un incantesimo divino. Come i boss siano molto più vecchio stile, no? C'hanno le loro movenze, c'hanno i loro piccoli cambiamenti, ogni tanto ok si adattano, quanto poco male. E compagnia, ma sono molto ben precisi perché c'hanno delle aperture molto chiare. Molto molto chiare, in cui puoi punirli, in cui puoi continuare a fargli dei piccoli danni. Ho avuto anche delle aperture per poter utilizzare l'arco. Fighissimo. Mi è piaciuto veramente un casino. Qua i frame rate si sono abbassati brutalmente. Ero fino adesso a 120, lo stavo giocando, ragazzi. Più scendo qui sotto e più calano. Quindi credo che siamo arrivati a una sorta di hub. Probabilmente. Spero. Madonna. Credo di sì. Wow. Ed ecco il tizio che ci aveva preso all'inizio. Welcome, Dark Crusader. Ma lo sapete che forse in realtà tutte le volte che ho detto che c'era un tizio cieco è perché non caricava le texture degli occhi? Comunque sì, penso che questo gioco abbia una brutta ottimizzazione per quanto riguarda il caricamento delle cose. Ecco perché qui è calato così brutalmente il frame rate. A parte perché ok, lo sto registrando in 2K e va bene. Però è proprio perché lui renderizza malissimo le cose che noi guardiamo. Non si vede da questo lato e va bene. E penso che questo sarà tipo la zona esplora lab e apri tutto. Va bene. E allora finiamo l'episodio dopo che abbiamo parlato con tutti quanti, così magari la prossima volta andiamo a gamba tesa. Le sacrari. Questo è aperto però. Perché effettivamente dove dorme qualcuno, mi sa. E tra l'altro mi sa che i morti non riescono. Qua l'ombra ha pochissimo potere su questi morti qua. Cioè, perché vedo che ovunque là sopra c'è qualcosa di grosso. Mentre quella no, invece. Toccherà capirlo più che altro anche il significato. Oh, di tutta l'Umbral. Però bello. Madonna. Guarda le mani che cercano di entrare dentro con l'occhio lì. E quella è Pietà. È viva, sì. I had no doubt in my assessment of you, as one worthy of the monumental task which lies before us, Crusader. My name is Dunmire, and I am an exactor of the Dark Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. The Church of Orion Radiance has assigned to me the duty of purging Mornstead of its Rogar blight. And ensuring the ancient tyrant Adir knows no liberation from his enduring imprisonment.
Ok, quindi abbiamo tre fazioni per adesso. Adir con i Rogar, le sentinelle con Orius. E poi ci siamo noi che siamo dei paladini, dei crociati oscuri, perché siamo quelli che, diciamo, bazzicano in entrambi le cose, perché appunto possiamo avere una statistica infernale o radiosa. Il nostro compito è quello semplicemente di devastare. While the schism between the church and Judge Cleric is of long standing, she and her hallowed sentinels, now perverted, did at least construct Mornstead's radiant beacons, which have prevented Adir's return for centuries. But now, they stand corrupted and on the verge of collapse. It is to these five beacons you must turn your eye. Use the umbral lamp to cleanse them of Adir's destructive influence. And deliver salvation to a world on the brink of perdition. Certo, però perché la lanterna riesce a fare una roba del genere? Perché è una via di mezzo, è il bilanciamento tra vita e morte, quelle robe lì. Però sì, ok, ce l'ha detto anche lui, no? La chiesa ormai è corrotta, ecco perché le sentinelle quando ci vedono ci attaccano, perché ci vogliono morti. Rogar and Hallowed Sentinel alike will offer you no quarter. So remember, though Aureus' mercy is without limit, yours should not be. Ok, ce l'ha detto. Abbiamo ancora parla. Rogar and Hallowed Aureus. Va bene. Però ha anche acquista. Ah, lui ti vende il set da chierico, i primi incantesimi. Abito da neofita. Predicante di Aureus. Pugnale da neofita. Che bella sta roba. Però vedi, peccato perché non posso leggere le descrizioni fin da subito. Ah no, invece eccoli. Aha! Un vecchio cappello a tesa larga con maschera, cappuccio di chi è stato ammesso a studiare come neofita. Va bene, praticamente giocatore errante. Fammi leggere le armature. Ok, sono molto semplice. Perché devi aumentare la radiosità, cioè tu per sapere la lore da quella parte devi aumentare la radiosità. Peccato. Un pugnale consegnato a ogni neofita al suo ingresso nei crociati oscuri. Ecco perché è così differente sull'estetica. Perché questo si vede che è di Orius. Perché Orius c'è tutta quella cosa con le spine e compagnia. Questa invece è proprio da crociato. È semplice, è una lama per uccidere. Arma radiosa, i sali che consacrano. Uno specchio che riflette l'energia maligna proteggendoti momentaneamente da coloro che vogliono usare il rituale Cremisi, che immagino sia il PvP. Ma come l'avrete già notato, stiamo giocando offline. Perché voglio poter andare quanto più sciallo possibile. Possiamo anche vendere, ma pietà, tu? Ma tu guardala che bella anche esteticamente, che ha questa lama che penso faccia tipo spada laser. Si alimenta radiosità, c'ha i piedi scalzi sempre per quella cosa del dover sanguinare. Credo... No, non ha una corona di spine, ma poco ci mancano. Sono i capelli, in realtà. Che bella! Divine will, I live again. It's a miracle. And to think I raised my sword to you, when all along you were a divine instrument sent by him to deliver my death and rebirth and bring clarity. Forgive me, Lampbearer. I'm Pietà of the Hallowed Sentinels. And as Aureus sustains me, so too will I sustain you. Whether by making manifest your potential or through my healing blood contained within the sanguinarix you carry. Should you find any saintly quintessences, bring them to me, and they can bolster the power of my blood further still. The beacons must be cleansed, the hallowed sentinels restored, and Adir's malignancy eradicated. Through whatever is to come, fellow chosen of Aureus, we stand together in service of him. Ok, lei effettivamente è una sentinella non corrotta. Dice, ok, sto con voi, ma dobbiamo rinsanire i miei vecchi compagni. Però devo capire, perché lei ha detto sono stata riportata in vita da Aureus, ma penso semplicemente che lei non possa morire. Perché se lei genera tipo sangue all'infinito che noi usiamo per curarci... Ecco perché c'era quella cosa del sangue da cui lei è rinata. Non è che era Aureus e che probabilmente non può tirare le cuoia.
semplicemente. Vabbè, potenziamo il Sanguinarix. E tra l'altro, io fino adesso l'ho chiamato Pietà, perché non ci hanno messo l'accento, ma no, lei si chiama Pietà. Mo l'ha detto con un accento inglese di merda, ma lei si è chiamata Pietà. Quindi c'è l'accento, ma volete mettercelo, se no io la chiamo, cioè alla fine solitamente ci sta. Allora, più recupero PS 0%, che vuol dire? Più 1, 4 cariche, 20% di recupero, forse aggiuntivo. Fellow sanctified vessel, may Orion's divine radiance flow through me and into you. Madonna. Però vedete, sì, c'è proprio questa cosa del sangue. Loro alimentano i propri poteri col sangue. Infatti si è tagliata il polso. Ci riparlo? Ma mi sa che allora a sto punto ci sarà un segnalino per quando hanno dei dialoghi nuovi. Anzi, sicuramente. Allora, esploriamo un po', esploriamo un po'. Che bello come posto, comunque. Tu? So the Exactors found himself a new instrument. As Exactors are wont to do. And given that lamp was intended for me, should his paladin fall. And yet now here you are, lamp bearer. Well, it seems I was right to doubt the value of a dark crusader's word. Va bene, lui è una sentinella perché vedo che è decorato tutto in quel modo lì. Ed eri tu il destinato, ok? I'm Stoneman, captain of the Fidelis, a group of good men and women who've made a stand against the madness which has possessed the rest of the hallowed sentinels. We made a vow to restore our order to its former glory, whatever the cost to ourselves. And by Judge Cleric's grace, we'll honor that vow. That heretical umbral lamp and the dark crusaders are necessary evils in these dire times, as are you, it would seem. Perhaps our aims will align further, or perhaps not. Va bene. Cioè lui ci dice ok, te accetto, perché al momento ci fa comodo come cosa. Però lui è una sottobranca delle sentinelle. Ed è... oh, 18.000. Una chiave usata per aprire certe porte di Trespolo del Pellegrino. C'ha una campana. Serve ad aprire quelle porte con le campane. Sicuro. Questa è l'armatura del cavaliere d'inizio game. Elmo di un veterano della fanteria. Era orgoglioso della sua lunga tradizione militare. Il regno aveva combattuto e vinto numerose battaglie e guerre. Ignaro del fatto che il suo destino si sarebbe deciso non sul campo di battaglia, ma all'interno delle sue stesse mura. Aie. I guerrieri di Mondstadt hanno combattuto con coraggio quando il cielo si è squarciato e le fondamenta stesse della loro terra si sono frantumate sotto i loro piedi. Ma anni di oppressione da parte delle sentinelle consacrate li hanno indeboliti e sono stati spazzati via all'assalto dei Rogar. Madonna. Va bene, stiamo capendo che le sentinelle non sono propriamente buone. Anello del dovere. La cultura cavalleresca è stata a lungo un aspetto significativo del regno di Adlane. E le giostre, i combattimenti a cavallo e i cavalli in generale sono considerati elementi vitali della cavalleria. Aumenta gli attributi vitalità e costituzione. Scudo della cavalleria consacrata, quello delle classi iniziali. Il forte di Trenodia aveva resistito per... aveva resistito per secoli prima della sua caduta per mano delle sentinelle consacrate, che in seguito vietarono alle autorità di Mondstadt di ricostruirlo. Avrebbe dovuto fungere da monito, ricordando il prezzo pagato per la ribellione. Ma ho capito, ma le sentinelle a un certo punto sono proprio schizzate male. Cioè io pensavo fosse che si ritiravano, no, sono schizzate male. I soldati al servizio di Fitzroy rispettavano il cavaliere comandante e gli affidarono le proprie vite, poiché sapevano che era pronto come tutti loro a combattere e morire per i suoi compagni e la sua patria. Mondstadt era orgoglioso della sua lunga tradizione militare. Il regno aveva combattuto e vinto numerose battaglie e guerre. Va bene, questa l'avamo già letta. Diciamo che molte cose... cioè sono copie incollate. Questa è una spada da cavalleria consacrata, che è quella del guerriero iniziale. Però quello è un... effettivamente è una sentinella, perché ha questa spada con le spine.
L'addestramento delle sentinelle consacrate è lungo e rigoroso e di fatto non si conclude mai, visto che ogni sentinella può essere chiamata a difendere la Signora Immacolata in qualsiasi momento. Sì, minchia, se si vede proprio dall'armatura. Infatti, secondo me hanno sbagliato forse la traduzione in italiano, perché cavalleria consacrata secondo me è la sentinella. È molto più probabile che sia la sentinella. Brio pietra. Come per le pietre di mana, alcune parti del mondo sono più ricche di brio pietra rispetto ad altre. Tutti i tentativi di creare artificialmente questo materiale rivitalizzante sono falliti. Ah, vabbè, sono le pietre di Dark Souls 2. Brutalmente. Cazzarola, 18.000 e tanto. Perché si vede che porta in delle zone avanzate. Porta in delle zone avanzate. Però non sento nessun martello che batte tipo Andre. No? Di qua si può andare? No. Ah, ecco che cos'era prima. Mi sa che tu sei il tizio che ha creato la lanterna, vero? Andiamo a vedere di qua. Madò. Madò. Cosa ho fatto esplodere? Allora, qua in realtà... A parte che sembra che stiamo andando dai Rogar. Con tutto sto rosso. Ah, perché dove si è schiantato uno dei signorini? Ma quindi mi sa che noi qua, se si apre... Chiave del ponte del sonno cielo... Oddio! Ti dice che cavolo ti serve, ragazzi buoni! Bravi! Ti serve la chiave del ponte celeste, ma lì dovrebbe ricollegarsi a dove il tizio ci ha dato... il seme da poter mettere. Ah, ok, qua dietro proprio c'è la cavalleria. Look at you, a dark crusader, a lamp bearer, and a revenant to boot. Aren't you the multifaceted one? Well, we Fidelis aren't as fortunate. We tend to stay dead when we die. And Aureus knows enough of us have done just that. Anyway, like Nathaniel says, you keep looking back, you don't see the blade coming at your front. We set ourselves a task, and we have to finish it. Best watch a step out there. Mornstead is a land awash in blood, both deserved and undeserved alike. Best watch a step. Mornstead. Va bene. Diciamo che i tizi dei sentinelle gli erode un po' il culo, abbiamo capito. Tutte tu così, Nathaniel, o come ti chiami. That lamp you've got there is heresy, stranger. But then, seems it's getting harder to tell what is and what ain't nowadays. Ah, oh, strange times. But in the end, there's right and there's wrong. And that never changes. And I hope for both our sakes you know the difference. But if in doubt, you heed the captain. He's never steered me wrong, much as he might think otherwise. But if in doubt, va bene. You heed the captain. He's never steered. Ma magari questi sono tutti i punti dove spawneranno degli NPC, probabilmente. Interagisci. Ah, questa è la santa madre che abbiamo letto. Infatti tutta piena di groviglie, spine. E c'è un calice di sangue. Usa le monete rubate per acquistare oggetti al santuario di Aureus. Acquista. Penso... Ah, questa è tipo la Covenant. Pezzo di Deralium. Maschera da senza fede. Pantaloni senza... Scusate, la roba del patto de Aureus e tutto quanto senza fede. Dio madonna, sotto c'è scritto 10.800.040.0. Che cosa vuol dire? Ma perché è una roba anche online? Qua vedo anche cacciatore che credo sia stato preso. Ma ve lo dico, purtroppo su questo account ci stanno più personaggi che non sono miei, quindi non so se è una roba che è condivisa tra varie persone, perché è una tinta. Cioè tu puoi avere le tinte delle... Ah, ok, puoi avere le tinte della Covenant, ma bellissimo. Ok, magari per renderti più, non lo so, radioso tipo. E qua c'è un oggettino. Aura della tenacia. Che tanto questi, dove posso leggerli? Qua? Ti circondi di un'aura radiosa che diminuisce i danni ricevuti.
Benedici il terreno con un sigillo sacro che cura ed elimina gli effetti di stato di ogni alleato che ci passa sopra. Ma è sgravata come cosa. No, di qua abbiamo fatto. Prima di andare all'altra parte, anche perché è un ponte, non è che si può... Bella madonna. Ma ho capito. Ma che cazzo. That's it, isn't it? Oh, the lamp of immortality. And the genuine article. Not a useless empty vessel like the one I saw that witless fool bumbling around with. I've learned a little since coming to Mornstead about that lamp and the awful mission to which it's attached. I hope you recognize that frightful burden for what it is. In truth, what's been done to you is downright cruel. Of course, some people are born into roles of tremendous responsibility. My name is Andreas of Ebb, esteemed scion of nobility, but far more than that, descendant of the great ruler Andanas himself, as proven by my family's book of lineage, for one. That's right. Through my veins flows the blood of the legendary hero who defied Adir and the Rogar and saved the whole world, only to be betrayed and murdered by a common criminal. So you'll understand a man of my pedigree cannot simply stand idle while an unfortunate victim such as yourself remains shackled to such a grim fate. Give me the lamp, and let me shoulder your burden, friend. What say you? No? It saddens me to see you bring such agony down upon your own head. I hope you see sense and reconsider. My offer stands as long as necessary. After all, what man of breeding would turn away from one so clearly in need? My offer stands. Va bene. Dovrei andarmi a rivedere un po' della roba dell'originale, perché non so quanto, cioè se è stato totalmente eliminato o se c'è qualche collegamento. Allora, qua mi sa che è dove si dovrà andare avanti. Sì, perché vedo vedo una grande discesa per il ponte, c'è un droppino. Antica lancia di Mondstadt. Ok. Tanto abbiamo 7000 di vigore. Poi me lo voglio tenere in caso magari ci stanno degli acquisti da fare in giro. Che quanto è veloce nel correre. Ok. Però mi sa che questo tizio di qua è disponibile soltanto in... sì, mi sa soltanto in Umbral. Però perché noi abbiamo qua una roba del genere? Perché lui è tipo... Che bello, guarda che barbozzo! E ha tutti gli occhi addosso? O sono solo delle sfere del cano? Sono delle sfere, spero. The lamp must be born until the favored child makes themselves known. Only then can the remaining carrion of creation finally return to the void. Ok. Madonna quanta roba. Potenzia lanterna Umbral. Cavità occhi Umbral principale. Carica strappanima. Scalpello antidiluviano. Il più uno hai due cariche. Un occhio. Resistenza alla paura. Inserisci occhio. Quello che abbiamo trovato. Sì. Puoi buffarla. Una carica di strappanima. Più 15% resistenza alla paura. Più 25% efficienza curativa quando sei in Umbral. Ma bellissima sta roba. E che cosa vendi? Amuleto dell'occhio del fato. Appendere... vabbè, non l'hanno tradotto. Vabbè, un disturbante... occhio... quasi vivo. Cioè, penso sia come quelli che troviamo in giro, che te guardano. E beh, che può essere anche utilizzato come catalizzatore Umbral. Lancia un globo di magia, evoca diversi globi statici di magia Umbral che esplodono al contatto. Il residuo vendi. Sali usati per fare danni d'avvizzimento. Puoi farli. Vendi anche i teschi. Conferisce 1600 di vigore. Dovrò farlo quel test. Lo sapete che vi dico? Questo dovrebbe dare... no, ve lo facciamo un'altra volta. Perché voglio vedere se uno può fare delle cose. Perché voglio capire quanto arriva il modificatore e se funziona.
Perché se il modificatore arriva, che ne so, a 1x2, tecnicamente questo è tutto di guadagnato, perché ci spendi 3000, ma 1200x2 fa 3200. Quindi vediamo. Una piccola figura apparentemente pietrificata, un piccolo feto, piantandolo in un luogo adatto si crea un germoglio vestigiale. Falena vestigiale. Una falena umbra le permette di raggiungere l'ultima vestigia. Vabbè, ok, l'osso del ritorno. L'occhio di un guerriero caduto, usato per svelare nuove opportunità di vendetta. Possiamo fare tipo molto alla... Dio, come si chiama? Alla Neo. Uccidere le persone. Cioè uccidere i nemici che hanno ucciso delle persone. Va bene. Qua giù? Questa è la Covenant degli occhi, invece. Usa gli occhi strappati per acquistare oggetti del santuario della madre putrida. Ok, però questo invece è meno... Sì, mi sa che la barra sotto è veramente quello della Covenant Online. Cioè, quel 14.000 su 15.000, quasi 16.000, sono la Covenant Online. Cioè, questa fascia finale non la sbloccheremo mai fino a quando i giocatori non hanno donato abbastanza occhi. Ma che cazzo stai dicendo? Io dove posso vedere quanti ce n'ho dall'inventario? Abbiamo delle mani in alto a sinistra, gli occhi, le monete e la roba Umbral. Però le monete sono per la Covenant di Orius, gli occhi per questa, le mani probabilmente per Adir e quegli altri per vendere roba, cioè comprare roba da lui. Ma lui non mi vende niente, forse perché devo refreshare la zona? Col fatto che non funziona tipo modi falò, devo proprio... A parte non l'ho manco attivata. Etrig, riposati. Perché secondo me adesso si giga evolve tutto. Sì, se n'è andato quell'altro, fammi vedere. Tu? That heretical no, you. Ok. Sarebbe stato fico. Io spero, ovviamente, perché non sto riparlando sempre, spero che ci sia una sorta di input visivo che ti danno per capire, sai. Ci sta un dialogo nuovo. Tu? No. Forse andando avanti si sbloccheranno delle cose, perché non ho visto poter comprare con i gamberetti. O sono cieco io, probabilmente. Lui si è trasferito di qua e lì si può passare attraverso con l'Umbral. Scusi, vado un attimo a vedere qua giù e torno da lei. Chiave del ponte del sonno. Sì, comunque penso che la prossima zona sarà tipo esplorare il ponte brutalmente. While the beacon should remain your most pressing, I would have you perform another for me concurrently. Seek out and return to me the items which stand as proof of the Hallowed Sentinel's heretical deviations and practices. For only in the study of such can we hope to turn them towards the true light of Aureus. Vabbè, lui ti dice portami i testi così ti do gli incantesimi. This land is overflowing with sin, so I expect this undertaking to offer you little difficulty. Also, say nothing of this to Pietà or the Fidelis captain. They are already conflicted. Troubling them further only endangers them and our mission. Perché giustamente loro fanno parte delle sentinelle. Purpose, no, non vende roba nuova. Ma quindi devo riparlarti perché non so se ho trovato qualcosa. No. Comunque sì, cioè si chiama Pietà. Non Pietà. Va bene. Mettere gli accenti a quanto pare è una roba molto brutta. Ma io posso fare subito... Sai, diglielo. Peccato. Va bene. Vabbè, sarà una linea proprio di trama. E io credo che ci possiamo salutare anche qua. Ci siamo fatti un bel primo episodio molto lungo. Spero vi sia piaciuto, ragazzuoli. Vi invito a lasciare un commento se mi sono perso qualcosa o ho frainteso qualcosa. Ovviamente evitate magari spoiler di trama. Un mi piace se vi è piaciuto. Se siete nuovi al canale, a iscrivervi. E noi ci vediamo alla prossima botta, ragazzuoli. Grazie mille per la visione e al prossimo video.